Musica non poteva essere più indovinata, perché adesso parliamo di fumetto, parliamo di Post-Farm, una striscia scoppiata, il caso di dire, sul web, precisamente su Facebook. L'ideatore è un ex imprenditore, sceneggiatore, che ha dato vita a dei strabilianti personaggi. C'è il coniglio vergine, c'è il lupo individualista, la gallina fashion, e con noi Enrico Sanseverino. Ma benvenuto e complimenti. Buongiorno, anche grazie. Perché la storia di Enrico è veramente molto particolare. Lui è un ex imprenditore, che possiamo dirlo, me lo raccontavi, quindi mi permetto di dirlo. E purtroppo la sua azienda non ha resistito alla crisi dei rifiuti. Ho scelto serenamente di chiudere, perché l'eroismo... E l'ha riportato nei fumetti, tra le altre cose, però di coltivare una passione che tra l'altro ha avuto un boom, primo in classifica. Strano a dirsi, perché... quando uno pensa a fumetto, pensa sempre un po' ai pensatori, agli ideatori di oltreoceano, in qualche modo. Però tu hai inventato veramente una striscia molto originale. No, poi noi... grazie. Noi abbiamo cercato di... Io e il mio socio Alberto Repetti, che siamo la dimostrazione evidente che Facebook serve a qualcosa, perché ci siamo conosciuti su Facebook, su una pagina di appassionati di storia dell'arte. È nata un'amicizia, un rapporto di stima, e una volta, e un giorno che io avevo da poco chiuso la mia azienda, lui mi ha proposto questa cosa di fare la striscia, e noi abbiamo deciso, perché siamo nati dall'osservazione della società, dal fatto che secondo noi stiamo in un momento di cambiamento così profondo, sia della società, e vabbè, questo lo sappiamo tutti, non sono tempi facili, sono anche tempi appunto di profondo cambiamento, ma anche dei rapporti interpersonali. E quindi ci è sembrato che ci siano ormai talmente pochi punti fermi che valeva la pena parlarne, insomma, cercando di far ridere le persone. Almeno ci provo. No, devo dire che a me ha particolarmente colpito il fatto del giusto equilibrio tra super tecnologie, social network, innovazione tecnologica, tutte insomma queste belle parole di cui ci riempiamo. Ma più 2.0 di così si muore. Esattamente. Noi ci siamo incontrati fisicamente solo due volte. Per il resto ci facciamo riunioni, che come le chiamiamo pomposamente per metterci a ridere, su Skype, ci sentiamo via chat su Facebook, abbiamo una piccola attività, le nostre vendite nascono molto dal gruppo Facebook, dalla pagina, dal nostro sito, abbiamo tutti i nostri file sul cloud, che adesso sono molto ben, insomma, ce l'abbiamo online. Noi svolgiamo tutto il nostro lavoro, e poi molto via cellulare. Ripeto, ci siamo veramente incontrati solo due volte. Con il mondo dei fumetti, che comunque, voglio dire, nolente o volente, ripercorre, cioè se vai indietro nel tempo tu pensi ai fumetti, quindi alla carta, quegli antichi sapori di un tempo. Beh, devo dire la verità. Abbiamo delle foto, infatti le facciamo vedere, assolutamente. Devo dire la verità. Eccolo qua, questo è Post-Farm. Devo dire la verità, è una grande... Assolutamente sì, la deforestazione selvaggia, piano piano, non c'ho troppo sta velocità. Allora, insomma, lo so che c'è crisi nel rapporto fra i sessi. Continuo da destra, vero? Sì. So anche che non sempre, quando proponi di passare del tempo piacevole insieme, vieni preso davvero sul serio. Alla fine vieni sempre frainteso e finisce male. La mia vita sociale... E così ogni 5 secondi. Devo mettere un bip, me lo sono accorto, giusto, siamo ancora in fascia. Ma io stavo ridendo. Assolutamente. Senti, tra l'altro, quando stavamo, insomma, ci stavamo documentando su Post-Farm, sulla vostra striscia, ci è venuto anche un po' in mente, come dire, la fattoria McKenzie di Lupo Alberto. Lupo Alberto, il lavoro di Silver è stato un lavoro straordinario, perché lui... per la prima volta nel mondo dei fumetti ha fatto un'operazione che in fin dei conti in letteratura si fa dai tempi di Esopo. La verità è che gli animali sono un veicolo molto comodo per focalizzare su in ogni personaggio una caratteristica dell'animo umano, farli interagire fra loro in un ambito ristretto, che è quello della fattoria, crea un sistema che funziona. Lupo Alberto si è agganciato a una tradizione... La Fontaine, insomma, una tradizione, anche la stessa fattoria degli animali di Orwell, che è una cosa che funziona. Noi abbiamo un maiale che fa politica, politicizzato, che va alle manifestazioni, che vanno sempre male, ma che poi alla fine però non è molto in grado di ascoltare i suoi amici.
Come si giunge invece ad abbinare le caratteristiche peculiari a quel tipo di animale? Perché la gallina allora, è fecio, perché il lupo è vergine e così perché via. Il lavoro comico è fatto o viene per contrasto. E io penso di aver ideato il primo coniglio vergine della storia, credo sia un record assoluto. Poi è un coniglio che cerca l'amore e lo sublima in una di queste chiese improbabili guidate da un autentico criminale di cui lui però è adepto fanatico perché vuole essere amato. E poi alla fine tutti... No, perdon. Vuole essere amato, vuole semplicemente... Poi invece il cane... ecco, per esempio, il cane c'è un riferimento. Io lavoro, è molto bello lavorare con Alberto. Perché quando ho detto ad Alberto, ho detto, senti, fammi un cane che mi ricordi Steinbeck, furore di Steinbeck, un cane povero. Deve essere poi un cane di campagna, povero. Sa da puzzai fammi, per usare un tecnicismo. E lui mi ha fatto Spoofer, perché Spoofer va dall'analista, ha una vita sessuale compulsiva, cambia sempre lavoro, cerca una vita migliore, però confusamente, non sa esattamente cosa. Ecco, questo è un carattere che ho visto in molte persone che conosco e credo sia un carattere molto figlio dei tempi. Credo sì, sostanzialmente credo sia questo. Federica Rizzo. Sono le donne le più accanite lettrici di Postfarm, ben l'82%. I personaggi hanno un legame fortissimo con Woody Allen. Ogni settimana Enrico Sanseverino crea una striscia dove... Cosa per cui vale la pena vivere, Enrico? I personaggi di Postfarm quali sono? Le cose per cui vale la pena vivere sono piccole cose, perché io penso che in un momento come questo di ripiegamento, quantomeno della società, concentrarsi sulle piccole cose che danno piacere, ritornare, perché poi in fin dei conti io noi le diciamo sempre, nel sito c'è scritto, Postfarm è un esorcismo. Io vorrei una società in cui la gente, francamente, non voglio apparire retorico, la gente riscopra il senso di legami più forti. Noi parliamo del fatto che ci sono alcune cose della vita che francamente sono superflue. Abbiamo un personaggio che è un lemure, che è un fashion addicted, perché poverino è stato cresciuto così, che sembra cretino, ma in realtà cerca l'amore anche lui. Però lui si riconosce, parla con questo linguaggio che devo dire la verità. Io credevo di essere spiritoso, ma quando sono andato in alcuni forum di consumatori di oggetti trendy ho scoperto un mondo che era al di là della mia portata. Ho preso alcune parole, le ho prese nelle strisce pari pari, perché sono meravigliose, assolutamente straordinarie. Noi il nostro lavoro è questo. E credo che sia anche per questo che siamo così amati dal pubblico femminile. Abbiamo delle statistiche di accesso, siamo la prima striscia al fumetto al mondo forse che ha tante donne come lettrice. Quindi è un invito anche a sottrarre un po' mentalmente. Sì. Ma a parte le donne. Ma noi facciamo con pazzetti, non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Assolutamente, sì. Come, ritornando poi a quello che ha chiesto prima Lucio, cioè, ecco, dalla carta al digitale, come funzionano esattamente gli e-comics e soprattutto a chi sono rivolti? Ai cultori oppure i bambini leggono i fumetti online? No, allora, noi non siamo una striscia per bambini, non peraltro che non li vogliamo deprimere da piccoli, poveri figli. A parte voi, no, in generale, è cambiato il fenomeno? È cambiato molto nel senso, guarda, ti faccio un esempio semplice. Noi questa cosa, almeno finora, è stata completamente a costo zero. Per la prima volta nella storia dell'umanità c'è la possibilità, per chi ritiene di avere del talento, di avere qualche cosa da dire, c'è la possibilità di parlare a una platea potenzialmente sconfinata. Noi abbiamo due magnifiche traduttrici, due donne, come ce lo sa, in francese, in inglese, adesso stiamo partendo, l'abbiamo anche pubblicato in spagnolo, là l'ho tradotta io con l'aiuto di un amico, quindi stiamo iniziando a spingerlo in francese e in inglese. Ma è per la prima volta nella storia dell'umanità la possibilità, questa cosa salta tutta la filiera distributiva e ti dà la possibilità di alzare la tua voce, per quanto flebile e piccola sia, hai una voce. Io il lunedì sera pubblico, il mercoledì noi facciamo un aforisma, che cerca di essere il meno banale possibile, cerchiamo in giro, il mercoledì facciamo aforisma, il venerdì facciamo questa piccola cosa per cui vale la pena vivere, il sabato e la domenica io scrivo una scemenza per ricordare alla gente che può anche spendere 99 centesimi per comprare i nostri libri. È la prima volta, veramente la prima volta nella storia dell'umanità. Da Gutenberg in poi questa è una cosa straordinaria. Ovviamente noi non lo viviamo questo con fanatismo, noi abbiamo cercato di cogliere questa opportunità e di partire dal basso, anche perché io non sono molto alto, di partire dal basso cercando di fare un nostro pubblico che infatti sta venendo, e quando avremo una base forte e stabile
Allora magari ci proporremo a qualche casa editrice specializzata. In bocca al lupo, e questo è il nostro augurio, assolutamente. Federica Riccio, prima di passare alla pubblicità, dobbiamo salutare e ringraziare una persona che è dall'altra parte dello studio. È una grande speaker radiofonica, con Lucia Maglitto, che salutiamo. Lucia, grazie per aver portato qui da noi Enrico Sanseverino. Vorrei ricordare il titolo del nostro blocco, Postpartum volume 3, perché il terzo volume ovviamente è dedicato a San Valentino. Complimenti, e beh, ci mancherebbe altro, voglio dire, sì, bisogna sempre stare sul pezzo. Abbiamo fatto 40 vignette con una visione assolutamente catastrofica, no, voglio dire, speranzosa del rapporto di voi. Complimenti ad Enrico Sanseverino. Grazie. Adesso un pizzico di pubblicità, torneremo dalla pubblicità, inizieremo a giocare con i nostri amici da casa, per cui vi invito a prenotarvi allo 081 410077. A tra poco.